Salve a tutti da Gionatta e benvenuti a questa mia nuova serie di cortometraggi comico-demenziali. Come si fa ad uccidere un orologiaio? Col pendolo. Bene, se siete sopravvissuti a questa cazzata di battuta, sopravviverete sicuramente alla storia che state per vedere. Buona visione. Bene, signor Seghetti, tutto è pronto per la nostra scommessa. Come vede, le ho bloccato la mano sul tavolo con del nastro adesivo, lasciando fuori solo il dito mignolo. Adesso toccherà a lei far funzionare 10 volte di seguito il suo accendino, perché se anche solo una volta non riuscirà ad accenderlo, le taglierò il dito con questa mannaia. In caso invece riesca a vincere la scommessa, signor Seghetti, saranno suoi 1 milione di euro. È pronto per iniziare? Ma veramente? Veramente una sega, veramente. Sei pronto? E come se sei pronto? Hai perso tutti i soldi alle macchinette, accidenti a te. Ora, se non accendi 10 volte di fila quell'accendino, ti taglio qualcosa, sì, ma non il mignolo, il cazzo, capito? Ovviamente la signora qua presente farà da testimone la nostra scommessa. Quindi si può iniziare, signor Seghetti. Ma guarda te che casino mi son messo. Madonna. Vabbè, speriamo bene. Dai, dai che stai andando forte. Signor Seghetti, se vuole fare una pausa lo dica pure. Tanto non c'è fretta. E credo non c'è fretta, il bello deve ancora venire. Come disse quella, aveva mangiato l'accetta, ma aveva cazzo sullo manico. C'è poco da far ganzo, guarda un po' se ti concentri. Bene, signor Seghetti, siamo quasi a metà. Sì, dai, mi suda anche il culo dalla tensione, ma ci siamo quasi, via. Scusate, un po' d'emozione. Ah, ora si chiamano emozioni. Ma signor Seghetti. Scusate, ma prevede voi al mio posto, eh. Ma non è che sono stati fagioli all'uccelletta di oggi a pranzo? Ma che fagioli e fagioli? Mi sta cantando addosso, ma dalla paura! Per favore, dai, andiamo avanti, signor Seghetti! E meno male che siamo quasi alla fine, perché qui l'aria si sta facendo ma pesante. Ma sei una latrina, sei... E allora andiamo avanti, via! Complimenti, signor Seghetti, complimenti, mancano solo 2 colpi! Sì, meglio, così con soldi che ha vinto dopo ti porta a comprare un camion di mutande, visto che quelle che ha addosso ormai saranno disintegrate. Bene, ne restano solo 2! Solo 2! Grande Ale! Grandissimo! Dai! Bene! Ancora una volta è andato a letto ricco sfondato. Beh, sfondato mi sembri di già. Guardi, signor Seghetti, a questo punto non mi interessa più che lei perda o che lei vinca. Mi basta solamente uscire al più presto da questa stanza in cui ormai non si respira più aria, ma gas putrescente fuoriuscito dal suo culo. Gas putrescente? Gas putrescente! Fermo! Fermo!
Poi, cosa ci vorrà mai per accendere un accendino? Non so, forse fanno delle lauree apposta.